Ciao a tutti e bentornati, io sono Mirko del gruppo Caramelli ed oggi scopriamo Jogger, il nuovo crossover familiare a 7 posti di Dacia. Lunghezza di una station wagon, ampi spazi di un monovolume, design robusto di un SUV. Dacia Jogger unisce queste caratteristiche in un veicolo familiare da 5 a 7 posti. Lo troviamo qui oggi nella versione Extreme Up da 7 posti. È lungo 4,5 m, largo 2 con gli specchietti aperti e alto 163 cm. Come potete vedere, ha una notevole altezza da terra, i passaruota sporgenti e le barre porta tutto sul tetto regolabili. Elementi che gli permettono di adattarsi a qualsiasi percorso. È la soluzione ideale per le famiglie o quei gruppi amanti dell'azione. La firma luminosa AY indica la sua appartenenza alla nuova generazione Dacia. Al posteriore spicca il design verticale delle luci, grazie al quale hai a disposizione un portellone particolarmente ampio e che agevola l'accesso al bagagliaio. La versione qui presente, infine, è equipaggiata con questi cerchi in lega neri da 16 pollici. Passiamo ora al punto forte di Dacia Jogger, la modularità. Pensate infatti che potete gestire lo spazio con configurazioni che vanno da 2, 3, 4, 5, 6 o 7 posti. Vuoi portare in giro gli amici? Ti basta configurare l'abitacolo in pochi istanti e sfruttare i 3 posti dei sedili della seconda fila. Puoi sfruttare anche la terza fila per trasportare un massimo di 7 persone. I 2 posti della terza fila sono rimovibili e i 3 della seconda fila sono ribaltabili. Il risultato è un bagagliaio che va dai 607 ai 1819 litri di volume. Troviamo poi questi 2 tavolini regolabili. Sono scorrevoli e pieghevoli, l'ideale per uno spuntino veloce e per tenere le vostre bevande al sicuro. Il comfort non manca neanche in terza fila. Infatti Dacia, con il nuovo Jogger, è riuscito a offrire il medesimo livello di comfort in tutte le file dell'abitacolo. Troviamo quindi questi braccioli dotati di pratici portabevande. Gli interni sono semplici e pratici. Troviamo queste cuciture rosse caratteristiche dell'allestimento Extreme. Uno schermo touch da 8 pollici, il MediaNav, con sistema di navigazione, radio, musica, connessione Bluetooth, USB, telefono, riconoscimento vocale e la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Scendendo poi troviamo i comandi del climatizzatore e dei sistemi di assistenza alla guida, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, camera posteriore, climatizzatore automatico, cruise control, il sistema di frenata d'emergenza attiva ed il blind spot warning, quel sistema che a una velocità superiore ai 30 km orari ti segnala i veicoli al di fuori del tuo campo visivo attraverso dei segnali luminosi sugli specchietti. Sotto il cofano troviamo un motore Euro 6 da 1000 cm cubici, benzina e GPL, con una potenza di 101 cavalli. Troviamo poi un cambio manuale a 6 rapporti e la trazione anteriore. La potete trovare sul nostro sito www.gruppocaramelli.com in diversi colori e in diverse configurazioni. La potete venire inoltre a vedere e toccare con mano nei nostri concessionari di Gruppo Caramelli. Grazie per aver visto il video, ci vediamo al prossimo!